Buongiorno a tutti, iniziamo la commissione. Buongiorno. Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività connessa alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Commissione plenaria del 20 luglio 2021 alle ore 13. Allora, avverto che è prevista l'audizione di rappresentanti del tavolo nazionale per l'affido che ringrazio, so che sono collegati. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la web TV. L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza di rappresentanti di associazioni collegate nel tavolo nazionale affido, che ringrazio per la disponibilità. Il tavolo nazionale affido è una forma di raccordo fra associazioni e reti e ha tra i suoi obiettivi quello di sviluppare riflessioni condivise su questioni di rilevanza nazionale o locale in materia di affidamento familiare e tutela del diritto dei minori alla famiglia. Ha come base di riferimento il documento 10 punti per rilanciare l'affidamento familiare in Italia, presentato alla Conferenza Nazionale della Famiglia di Milano l'8-10 novembre del 2010. Il tavolo è dunque un interlocutore importante non solo per la nostra commissione, ma più in generale per l'elaborazione delle politiche pubbliche. Ricordo in particolare che lo scorso 15 giugno la Commissione Giustizia della Camera ha svolto l'audizione informale di rappresentanti del tavolo nazionale affido e di rappresentanti del forum delle associazioni familiari nell'ambito dell'esame delle proposte di legge di riforma dell'affidamento dei minori. L'audizione di oggi tiene in conto l'audizione già svolta presso la Commissione Giustizia e il documento elaborato in quella occasione. L'audizione di oggi presso la nostra Commissione ha però come riferimento le materie dell'articolo 3 della legge istitutiva e dovrebbe consentire di approfondire maggiormente alcune tematiche di più immediato interesse dell'inchiesta, quale esempio la questione del monitoraggio degli affidi, del rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi delle strutture, dell'uso delle risorse pubbliche. Per la Commissione sarà interessante avere anche informazioni su esperienze specifiche, sia di buone pratiche che di situazioni difficili o critiche. Per svolgere al meglio l'audizione, chiedo agli auditi di darci una breve presentazione generale di pochi minuti. Al termine porrò dei quesiti, seguiranno quindi le domande dei commissari. Poiché gli auditi sono numerosi e rappresentative di varie associazioni che a loro volta fanno parte di questo tavolo dell'affido, prego di contenere la durata degli interventi. Do quindi la parola per una breve presentazione agli auditi. Allora, Walter Martini, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, coordinatore del tavolo. Buongiorno. Sentite bene? Ho attivato bene il microfono, sì? Mi sentite? La sentiamo, va tutto bene, grazie. Perfetto, grazie. Grazie Presidente. Intanto lei ci ha già introdotti, vuol dire che già bene ci conoscete come il lavoro che fa il tavolo, quindi io salterò un po' di presentazione di quello che è il tavolo. Le dico che abbiamo concordato in questo modo, cioè io farò una presentazione sia velocemente del tavolo e tutte le realtà presenti, ma soprattutto porrò già alcune questioni, alcuni temi specifici che sono oggetto del vostro lavoro di indagine. Poi non ci sarà un intervento singolo delle persone, ma i soggetti, le persone che sono insieme con me a questa audizione risponderanno per loro competenza rispetto alle domande che lei vorrà porre oppure anche agli altri parlamentari che porteranno. Quindi io farei un'introduzione che abbiamo un po' concordato insieme, da decine di minuti, in cui metterei un po' sul tavolo quelle che sono le questioni oggi forti rispetto all'affido familiare. Intanto quindi la ringrazio veramente di questa opportunità, di averci concesso questa audizione. Siamo veramente molto contenti, anche perché, poi lo dirò ancora alla fine, è il nostro desiderio davvero collaborare con voi per tutto questo lavoro importante di indagini che voi siete chiamati e iniziate a fare. Allora, il tavolo raccoglie la realtà di 18 associazioni, reti di famiglie, che in Italia si occupano appunto di famiglie, di famiglie affidatarie, quindi sono le realtà più grandi che ci sono in Italia. E quindi davvero penso che coprono un po' tutto il mondo, il panorama di quello che sono le famiglie affidatarie. Alcune delle nostre associazioni
non si occupano solo di affido, ma si occupano anche di accoglienza in struttura, in presidi, quindi siamo disponibili fin da ora anche a rispondere, magari a titolo più personale come associazione, rispetto a eventuali domande anche sul tema dei presidi e delle comunità. Io quindi non vi presento, non vi faccio l'elenco di tutte le 18 associazioni perché è disponibile, lo trovate anche sul sito del Tavolo Nazionale Affido, ma vi presento brevemente, poi avrete modo di conoscere quelli che oggi sono qui con me a rappresentare il tavolo. C'è Frida Tonizzo, che rappresenta l'Associazione Nazionale Famiglie Affidatarie Adottive, Patrizia Misano, che rappresenta le Famiglie per l'Accoglienza, Liliana Marelli a nome del CNCA, Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, Laura Ciapparelli, che è qui per Amici dei Bambini, AIBI Amici dei Bambini, e Antonella Varricchio per Ubimino della Toscana, Nazareno Coppola, che rappresenta il Cofamili della Liguria. E poi appunto ci sono io, che lei mi ha già presentato, che rappresenta un po' solo della comunità Papa Gianni XXIII. Prima di entrare nelle questioni, però, permetteteci di fare tre brevi sottolineature, che sono, vogliamo portarvi alcune preoccupazioni che noi stiamo percependo in questo ultimo periodo. Innanzitutto vogliamo esprimervi le nostre preoccupazioni verso il clima di diffidenza e di discredito sull'intero sistema dell'accoglienza e sull'affidamento familiare in particolare, dovuto ad una campagna mediatica sviluppatasi in questi ultimi 2 anni e che ha determinato un preoccupante alone di sospetto su questo intervento, condizionando, attenzione, non solo la disponibilità delle stesse famiglie ad aprirsi all'accoglienza, ma anche determinando un clima di timore da parte delle stesse famiglie in difficoltà, le famiglie d'origine per intenderci, ad accettare la proposta di affido quale sostegno nella crescita del loro figlio e come aiuto anche a superare le proprie problematiche. Questo è stato è un elemento appunto che ha destabilizzato, rischia ecco, di destrutturare un po' tutta l'attenzione che c'è rispetto all'affido. A questa campagna mediatica va poi aggiunto, purtroppo, questo non dipende da ciascuno di noi, però questo è il periodo di pandemia che ha, vogliamo dire, un po' dimenticato i bambini che sono in affido. Una seconda sottolineatura che vogliamo evidenziare prima di entrare in merito è questa. Noi desideriamo un po' ricordare che le famiglie affidatarie sono soggetti, sono realtà che si mettono a disposizione delle istituzioni per accogliere bambini e ragazzi a seguito di una richiesta del servizio sociale del territorio dove sono presenti e spesso a seguito di un provvedimento di protezione emesso da un'autorità giudiziaria minorile. Bambini e ragazzi, quindi, dicevo che a seguito di difficoltà a volte anche gravi e gravissime, le loro famiglie d'origine trovano una risposta ai loro bisogni profondi di relazione, di socialità, di contesto che l'accolga. Questo per dire che non sono le famiglie affidatarie le responsabili degli allontanamenti dei bambini. L'obiettivo di una famiglia è quello di dare un futuro sereno ai bambini e ai ragazzi accolti. Come ormai ampiamente dimostrato, sia dalle esperienze ormai da 40 anni di accoglienza, ma anche raccontate, testimoniate dai giovani adulti che sono stati in affido familiare e che hanno potuto e possono ancora oggi affrontare la vita con serenità, mantenendo i rapporti con le loro famiglie d'origine e con la famiglia affidataria. Ultimo punto di preoccupazione è questo. Emerge sempre di più, a noi sembra una un po' pericolosa confusione quando oggi si parla di allontanamento, affidamento, PAS, CTU, tutto quello che gira attorno al mondo dell'affido, tra quanto oggi è previsto dalla legge 54 sulla separazione e divorzio, dalla legge 184-83 dell'affidamento dei minori.
Abbiamo segnalato, lei ci ringrazio che ce l'ha ricordato, anche nei disegni di legge in discussione in Commissione Giustizia, questa commistione è molto presente, rischia di falsare quello che è la radice, il senso dell'affido familiare. Noi quindi oggi, adesso entro nel vivo, noi vogliamo stare su questo, vogliamo stare su quello che è disposto la legge 184 del 83 con le successive modifiche. Poi vogliamo cioè parlare di questo affidamento familiare. Allora, entriamo un attimino nella situazione di quello che è un po' il panorama nazionale, che forse vi può aiutare nella vostra indagine anche rispetto a alcune problematicità che abbiamo evidenziato in un documento che abbiamo fatto a novembre, Comitato Nazionale Affido, di commento ai dati, ultimi dati del Ministero sui minori fuori famiglia. Il documento. Il nostro testo l'abbiamo, possiamo poi successivamente sicuramente inviarvi il commento a questi dati, che ricordo ahimè sono del 2017. Però alcuni elementi sono emersi che ci preoccupano molto. Un primo, direi così, l'eccessivo sbilanciamento dell'affidamento familiare nella forma giurisdizionale e quindi il bisogno di riposizionarlo, l'affido come intervento di prevenzione fondato sull'accordo con la famiglia di origine, cioè a nostro avviso va recuperato uno spazio più forte dell'affido consensuale come strumento di aiuto alle famiglie di origine. Rispetto al tema delle famiglie di origine dobbiamo anche però evidenziare un aumento della complessità delle situazioni familiari, sempre più evidente nei servizi, sempre più evidente nelle richieste che ci arrivano e che noi incontriamo. Cioè ci sono situazioni familiari che non sono, che non con le quali non è possibile né soluzioni facili né soluzioni a breve termine. Ci sono delle complessità che hanno bisogno di essere accompagnate per molto, molto tempo. Un terzo punto, abbiamo notato come il mancato rispetto in molti territori della prevalenza del ricorso all'affidamento familiare rispetto invece all'inserimento dei minorenni nei servizi residenziali. C'è una disomogeneità sul territorio nazionale, a volte molto molto evidente. E quindi c'è una prima necessità, che volete ben chiaro, quella cioè di un sistema di raccolta dei dati, che consente di avere in tempi più rapidi e in modo più approfondito lo stato della situazione. Atteso che le informazioni nazionali, appunto, come dicevo, sono del 2017, e mancano anche una serie di approfondimenti assolutamente necessari. Attualmente, ad esempio, le indagini sono diversificate tra diversi soggetti che le fanno, pensiamo al Ministero del Lavoro, l'Autorità Garante per l'Infanzia, l'ISTAT, spesso usando termini diversi che indicano tipologie di risposta anche diverse. Non possiamo non evidenziare che la legge 149 del 2001, quindi 20 anni fa, stabiliva l'istituzione di una banca dati che ancora non c'è. Entriamo invece a questo punto sulle urgenze, su alcune questioni che noi vogliamo così sottoporre e poi ci piacerebbe poter dialogare con voi. Noi, in occasione del convegno che abbiamo fatto il 4 maggio di quest'anno, che era intitolato Verso la giornata nazionale dell'affido familiare, che oltre ad avere come obiettivo quello di lanciare, lo diciamo anche voi, la proposta di istituire la giornata nazionale dell'affido il 4 maggio per ricordare 40 anni fa, quasi, la legge 4 maggio dell'83, ecco, oltre a lanciare questo, il tavolo ha posto quel giorno alcune questioni che riteniamo, ecco, dovevi ripresentare in questo momento. Un primo e un problema grandissimo sono i livelli essenziali delle prestazioni. Oggi è chiaro, evidente, che tutti i bisogni di accoglienza di minorenni possono trovare risposte corrette e concrete solo dentro un sistema di servizio pubblico, in collaborazione anche con il privato sociale, però capace di programmare, organizzare ed erogare servizi che abbiano come obiettivo la tutela dei minori ed il sostegno alla genitorialità. E questo quindi comporta l'approvazione dell'IVES, ampiamente evocata, ma finora non attuata. Secondo, abbiamo verificato che le
Il problema a livello regionale, cioè le misure regionali in materia di tutela dei minori a crescere in famiglia, e manca soprattutto nello specifico il recepimento da parte delle regioni di quelle che sono state le linee nazionali emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insieme e approvate dalla Conferenza delle Regioni, che sono le linee nazionali sul sostegno alle famiglie vulnerabili, le linee sull'affido familiare e le linee ultime sulle strutture d'accoglienza, che non hanno ancora trovato da parte delle regioni un recepimento di queste linee nazionali. Questa è una carenza, a nostro avviso, molto, molto grave. E anche su queste linee sull'affido, noi sentiamo l'esigenza che ci sia non solo un'attuazione, ma anche un aggiornamento di queste linee che continuamente chiedono di essere modificate e integrate. Abbiamo evidenziato il tema dell'affidamento dei bambini piccolissimi, perché ancora troppi, troppi bambini piccoli non finiscono, non vanno in affido familiare, ma vanno in altri tipi di strutture non familiari. E poi vogliamo segnalarlo anche voi, noi lo sentiamo molto forte, l'ho già accennato, il ruolo dei media, il ruolo dei mass media è importante, è il bisogno di una corretta narrazione dell'affido. E ultimo, il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo dell'associazione. Sono tutti temi su cui dopo, se avete chiarimenti, le persone che sono con me potranno veramente intervenire e spiegare molto meglio. Vado alla conclusione. Ci sono altre questioni non meno importanti che sono state oggetto di riflessione da parte del nostro tavolo e anche di denunce, anche di documenti, di proposte che abbiamo fatto. Non è forse oggi il tempo di affrontarle, però, per esigenze di tempo, però ne siamo convinti dell'assoluta rilevanza di questi aspetti, allora voglio solo elencarli. Ci riferiamo in particolare al tema dell'affidamento a parenti, che è un tema molto importante perché tocca molte famiglie in Italia. L'affidamento degli stranieri non accompagnati, che necessita ancora con la normativa di essere migliorate per superare alcune criticità che oggi ne impediscono il pieno sviluppo, ma anche il tema dell'affidamento dei bambini con disabilità e con malattia, come gli affidamenti di lunga durata, o tutto il tema della continuità degli affetti con la legge 215. Quindi la lista delle questioni è ampia. Ultimo, davvero chiudo, segnaliamo anche che anche noi, come Tavolo Nazionale Affido, guardiamo con attenzione ai lavori della vostra commissione, perché confidiamo che possa riuscire meglio a comprendere alcuni aspetti importanti oggi sull'affido familiare. Quale ad esempio riuscire a cogliere in profondità e a intervenire su quelle che sono oggi le competenze, ma anche le responsabilità delle regioni e degli enti locali rispetto all'applicazione, all'attuazione dell'affido familiare. Ci sono regioni e comuni che sono eccellenze, altre invece che necessitano di attenzione perché l'affido non viene assolutamente curato organizzato adeguatamente. Così come confidiamo, ecco, di poter che la vostra commissione possa comprendere anche in modo più articolato l'operato oggi della magistratura minorile, di tutta la magistratura minorile, quindi non solo il Tribunale per i minorenni, ma il Tribunale ordinario, il giudice tutelare, per comprendere, per uniformare il loro lavoro e quindi anche perché possa essere svolto sempre più a tutela piena dei minori. E anche il tema, che sicuramente so che è contenuto nel vostro mandato, quello della verifica della incompatibilità di alcuni ruoli all'interno dell'azione, dei soggetti che intervengono nella tutela dei minori. Noi quindi capisco, Presidente, abbiamo veramente molta fiducia. Molta fiducia nel lavoro della vostra commissione, siamo veramente disponibili a dire di oggi, che è il primo incontro, anche eventualmente incontrarci con voi o come singole associazioni o altre forme di coordinamento come voi ritenete utile, perché veramente siamo disponibili a collaborare insieme. Non mi pare altro che aprire questo momento qua il confronto, il dialogo. Noi
vorremmo dedicare questo tempo che abbiamo, non so quanto sia, per poter innanzitutto ascoltare le vostre domande e vedere di poter, se possibile, dare le nostre risposte. Presidente, la ringrazio. Ringraziamo il signor Martini che ci ha presentato anche le altre operatori delle associazioni che fanno parte del Tavolo Nazionale per l'Affido. Io farei qualche domanda anche perché poi lasciavo la, intanto che i presenti si prenotano e intanto io colgo l'occasione per non lasciare cadere le vostre sollecitazioni. La prima che mi incuriosisce, lei ha detto una cosa secondo me molto giusta, c'è molta confusione fra allontanamento e affidamento, il rapporto che c'è nei confronti dei minori in relazione a quelli all'interno del matrimonio, quindi all'interno della separazione, dello scioglimento del matrimonio, e l'affido familiare che riguarda un'altra problematica, quindi l'allontanamento dei minori dalla famiglia. Lei ha detto che avete proposto per il 4 maggio la giornata nazionale dell'affido familiare. Io però le facevo una richiesta, ma no, non sarebbe forse meglio modificare il termine tecnico? Quindi non parliamo sempre di affido, ma usiamo un termine tecnico diverso per indicare l'affido familiare oppure quello fra nelle separazioni o nei divorzi, ecco, perché forse da lì si può pensare a anche a superare certe problematiche che i media sollevano spesso. Poi lei ci ha parlato dei dati e ci ha giustamente detto che abbiamo bene una legge del 2001 che dice che ci deve essere una banca dati nazionale per i minori fuori famiglia. Ecco, tutti credo lo vorremmo, perlomeno tutti abbiamo di fronte questa problematica. Vediamo che però i dati che ci sono molto diversi e anche abbastanza datati quelli che ci sono. Lei ci ha citato il Ministero e altri enti, noi sappiamo anche quella, la valutazione che fa l'Istituto degli Innocenti. Dal vostro punto di vista, qual è l'affidabilità dei dati che circolano abitualmente e che sembrerebbero indicare per l'Italia una situazione di allontanamento dei minori relativamente più contenuta rispetto agli altri paesi europei? Ritenete che siano più affidabili i dati dei tribunali dei minori o quelli, ovviamente noti, dei servizi sociali locali? Poi proseguo sempre su quello che sottolineo sempre ai nostri commissari. Nei compiti della Commissione, che ci fa molto piacere che diciamo, susciti la vostra attenzione, è quello di verificare il rispetto della necessaria temporaneità dei provvedimenti di affidamento. Voi avete parlato anche di una proposta di fare un affidamento di lunga durata per garantire la continuità diciamo, affettiva delle famiglie affidatarie rispetto al minore. Quindi io vi chiedo, rispetto all'esperienza delle vostre associazioni e in altri casi che avete seguito, ritenete che questo principio sia rispettato? L'ultima domanda, chiedo scusa, riguarda l'attività dei tribunali dei minorenni e l'effettività della loro valutazione nei rapporti provenienti dai servizi sociali. Lei non, di questo lato, confesso, non ne ha parlato, però io chiedevo appunto se, come valutate questa attività, nel senso del rapporto che c'è fra i servizi sociali e l'attività dei tribunali, se c'è quindi una tempistica giusta, un ascolto delle famiglie e sia per la conferma dei provvedimenti, ma anche per un'eventuale revoca. Io lascerei Sì. No, le domande agli altri commissari o vuole rispondere a queste? ha già fatto quattro domande Allora mi enormi, fermo, poi molto lascio la parola agli importanti. altri. No, Prego. io proporrei questo. Sulla temporalità dell'affido, la terza domanda, dico due parole io, però poi chiederei sul tema della prima domanda, tra confusione, tra separazione e divorzio, chiederei forse a Patrizia Misano se vuole rispondere lei. E sui dati, probabilmente chiederei a Frida, a Tonizio di rispondere, a Liviana e lo stesso sui tribunali per i minorenni, chiederei a voi due di dividerci un po', in modo che tutti interveniamo,
Io chiederei proprio di essere anche sintetici nelle nostre risposte, così abbiamo le domande sono tante. Tanto io i miei collaboratori li vedo tutti, quindi basta che mi alzi la mano e così do la parola. Sulla temporaneità, certamente l'affido è un intervento che deve avere una durata breve, una durata perché dovrebbe favorire il rientro del minore nella sua famiglia d'origine. Noi però assistiamo spesso ad un problema che noi abbiamo chiamato interventi tardo-riparativi, cioè l'affido non viene visto come a volte, ecco, non sempre, a volte sì, a volte no, come un sostegno ad una famiglia. Allora l'affiancamento familiare, forme nuove anche di accoglienza, non so, l'affidamento diurno, che esistono in alcune realtà, cioè strumenti, aiuti per aiutare quella famiglia a tenere, a reggere, a migliorare le proprie capacità, intanto a far star meglio quel bambino. E poi però quando la situazione è complessa, allora l'intervento è quello di fare in modo che quel bambino, perché vive una situazione di sofferenza, possa essere sostenuto da una famiglia. L'obiettivo è certo la temporaneità. Noi riteniamo che i 2 anni con la possibilità di proroga sia un tempo buono e congruente. In realtà sta avvenendo che ci sono degli affidi che effettivamente rientrano in quel periodo, in quel tempo, altri affidamenti che invece si protraggono perché c'è una situazione davvero di complessità delle famiglie e perché sempre di più c'è noi siamo con un indirizzo che è quello di non tagliare completamente i rapporti con le famiglie d'origine e quindi non andare verso l'adozione, ma quelli favorire sempre di più, dare sempre di più le possibilità alle famiglie di origine di poter recuperare. Ma l'esperienza anche sulla mia personale mi dice che una famiglia che per esempio ha un bambino in affidamento, ma quando uno dei due inizia per esempio una nuova relazione, rimette in moto tutto il percorso per capire questa nuova relazione di questa mamma con questo bambino qua sarà adeguata, sarà sufficiente? Verifichiamo, diamoci un po' di tempo. E il tempo a volte passa perché davvero ci sono degli elementi che non si recuperano così facilmente. Però l'affido ha questo grande elemento, cioè non sradica il rapporto con la famiglia d'origine. La famiglia affidataria è una famiglia in più data a quella famiglia d'origine. Allora noi diciamo che gli affidamenti a tempi lunghi, sine die, devono essere affidamenti che devono avere una chiarezza, cioè deve avere una progettazione, non essere abbandonati. Una progettazione per dire sì, continuiamo un affidamento anche con tempi lunghi, ma lo seguiamo, lo monitoriamo, vediamo come va, vediamo se migliora. Questo è importante, il mantenere, però possono esserci, e il bene di quel bambino, di quel ragazzo, è magari poter continuare a stare in quella famiglia affidataria, vedere la sua famiglia d'origine, magari rientrare quando può, rientrare nelle vacanze, ma questo non rappresenta un danno per il bambino. Per cui noi siamo favorevoli, certo, sarebbe bello avere tempi più certi, però vediamo che molte situazioni questo non lo permettono, non perché non si vuole. Poi se altri vogliono rispondere. Io darei però la parola, se tu vuoi, a Patrizia per il tema sulle leggi 54 e leggi 184. Sì, grazie, ringrazio anche la Commissione per questo, anche da parte mia per questa opportunità. Ma rispetto alla casistica, cioè rispetto alla domanda sulla modifica, diciamo, sul nuovo nominativo, non so, in questo momento non saprei cosa rispondere sinceramente. Sono andata a riprendermi gli articoli 330 e gli articoli 333, no? Quel cosiddetto procedimento de potestate, come si dice, diciamo, in gergo giuridico, che sono quei procedimenti che sono finalizzati alla valutazione della capacità genitoriale, che sono appunto quei che si collegano nei procedimenti, diciamo, di separazione e divorzio. Allora, il termine che viene usato dal legislatore è quello di allontanamento, cioè
nel momento in cui viene rilevata una situazione di pregiudizio per il minore, viene disposto l'allontanamento. Poi però, ovviamente sempre in materia di famiglia, abbiamo l'affido esclusivo, l'affido semi-esclusivo, l'affido super esclusivo, adesso c'è anche questo nuovo termine, per cui la parola affido, no, è sempre, cioè in questo momento non ne saprei trovare un'altra. È chiaro che queste sono situazioni in cui abbiamo due genitori che ci sono comunque, cioè voglio dire due genitori presenti che stanno vivendo la problematica che è collegata appunto alla loro separazione. Ma nell'ipotesi invece dell'affido, quello della legge 184, abbiamo un'ipotesi di genitori che hanno una difficoltà oggettiva, cioè sono persone che stanno vivendo una, cioè che stanno, che hanno bisogno esse stesse di essere aiutate, ok? E quindi l'istituto dell'affido familiare, come dice la legge, è proprio finalizzato a garantire che in quel periodo, che può essere un anno, due anni, come dicevamo prima, o anche più, perché dipende un po' anche dalla famiglia d'origine, in cui i genitori hanno bisogno di rimettersi a posto, ok? Il bambino possa essere collocato tranquillamente in una famiglia dove possa comunque godere dei benefici familiari e continuare comunque a mantenere un rapporto con i genitori, con la famiglia d'origine. Ora, nell'altro caso invece abbiamo una situazione diversa, un bambino che comunque ha una sofferenza, ma paradossalmente nell'affidamento familiare della legge 184 può anche non esserci una situazione, diciamo, di decadenza della responsabilità genitoriale, ma perché c'è proprio un momento in cui i genitori devono mettersi a posto, devono sistemarsi, perché per tantissime cose. Nell'altro caso invece è proprio una situazione completamente diversa, che concerne appunto la separazione, il divorzio. Per cui, non lo so, cioè prevedere, sì, sicuramente magari prevedere dei termini diversi, però anche già la parola allontanamento mi sembra una parola che possa essere significativa. Non so se sono stata esaustiva. Allora, io ci chiederei a Frida Tonizio sui dati. No, sui dati vado io. Va bene, via, vai, scusa, vai, scusa. Ci siamo accordati così per evitare lungaggini e sovrapposizioni. Intanto grazie anche da parte mia per questa opportunità, disponibile ovviamente anche a tutti gli altri momenti che saranno utili, perché questi temi sono decisamente importanti per tutti. Sui dati è stato toccato in maniera adeguata una delle questioni gravi e importanti che peraltro il nostro tavolo con altre organizzazioni ha sempre posto, sia sui documenti che abbiamo prodotto come Tavolo Nazionale Affido, sia all'interno dei vari report e di monitoraggio dello stato di attuazione della Convenzione di New York in Italia, ma anche all'interno dell'osservatorio in sede di definizione del quinto piano infanzia. Questa questione, e per cui siamo assolutamente concordi che occorre arrivare ad avere in maniera definitiva l'avvio del sistema SIMBA, che peraltro appunto previsto dalla legge, come abbiamo detto, in fase di costruzione e di definizione, ma continuiamo a spostare un po' in là il dato dell'avvio dell'uso di questa modalità. Perché oggi noi dobbiamo avere anche un'onestà intellettuale e dire che noi abbiamo una conoscenza ancora limitata e parziale. Lei chiedeva quali sono i dati affidabili. È un po' difficile rispondere a questa domanda, perché noi abbiamo di fatto tre fonti di rilevazione, come lei ricordava, quella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo con l'Istituto degli Innocenti, e devo dire che prevalentemente non è tanto un'affidabilità, ma è forse un dato più lungo storicamente e che quindi ci permette anche una possibile valutazione longitudinale dei dati,
Per questa ragione, in qualche modo, quando parliamo di dati fermi al 31 dicembre del 2017, facciamo riferimento a questi, a quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fatto in accordo con l'Istituto degli Innocenti, che però appunto sono vecchi, perché sono del 31 dicembre del 2017, gli ultimi, hanno una rilevazione a volte a campione e quindi non esaustiva, raccolgono i dati appunto dalle regioni prevalentemente, mentre invece l'autorità garante raccoglie i dati attraverso le procure, quindi attraverso i tribunali per i minorenni, e l'Istat tiene un po' insieme dati di minorenni, di bambini e di ragazzi allontanati a scopo di protezione e di tutela dalla famiglia d'origine, ma anche bambini e ragazzi accolti in strutture di tipo sociosanitario per ragioni più di carattere appunto sanitario. Allora, l'affidabilità, credo che sia necessario conoscere le fonti e conoscere quali sono i processi attraverso cui si arriva a dare quel dato, che non è un dato come dire approssimativo, ma è un dato che ha comunque delle limitazioni. Su questo dobbiamo essere, credo, appunto, prima usavo il termine onestà intellettuale, quindi prevalentemente facciamo riferimento anche nei report della CRC, pur citando sia quelli dell'autorità garante che dell'Istat, a quelli del Ministero, perché hanno una durata nel tempo più lunga, quindi ci permette una sorta di confronto longitudinale negli anni. A volte vengono fatti degli approfondimenti qualitativi e quindi questo permette delle riflessioni rispetto a quali sono le caratteristiche dei bambini e dei ragazzi allontanati dalle famiglie d'origine, quali sono le motivazioni, eccetera, quindi permette qualche riflessione aggiuntiva. È indubbio che l'obiettivo che tutti abbiamo, e credo anche la Commissione correttamente, è quello di superare questa frammentarietà, di arrivare all'attuazione il prima possibile, mi viene da dire, del sistema SIM di rilevazione dei dati, in modo da avere coerenza con il dato di realtà in tempi ravvicinati, oramai appunto gli ultimi sono del 2017, capaci di restituirci la storia degli allontanamenti e quanti sono, ma anche dove sono e qual è il loro progetto, e permetta quindi di orientare in maniera puntuale anche le scelte politiche uscendo in qualche modo anche da incertezze e da autoreferenzialità. Credo che solo il sistema SIMBA risolverà positivamente la domanda posta. Mi fermo qui per ora, disponibile poi ad approfondire se necessario. Passerei a Frida. Scusa Walter, ti ho rubato il compito. È giusto, va benissimo, vai tranquilla, benissimo. Vai Frida. Mi sentite? Sì, Frida. Abbiamo avuto un po' di problemi di collegamento. Ringrazio anch'io per questa opportunità. È difficile dare una risposta complessiva a quella posta dalla Presidente. Noi riteniamo che già in base alla normativa attuale il Tribunale per i minorenni, quando dispone l'affidamento familiare, possa dare delle indicazioni estremamente utili e precise su come l'affidamento deve essere realizzato, comprendendo anche nel provvedimento la precisazione se con questo atto il Tribunale intende anche sospendere, limitare la responsabilità genitoriale dei familiari. La legge dice chiaramente che, ma non sempre questo viene attuato, e giustamente poi si è anche richiamato nella legge 107 il fatto che il Tribunale debba ben motivare questi provvedimenti. Nel provvedimento però devono essere chiaramente indicate le scelte che il Tribunale fa a tutela del minore, quindi quando si parla di affidamento familiare deve essere precisato che compito dei servizi locali pubblici che devono dare attuazione a questo intervento, debbano procedere all'affidamento familiare
ed è compito poi certo del servizio individuare, preparare e individuare le famiglie e le persone che possono essere disponibili per l'affidamento, dare una valutazione, supportarle, ma supportare non solo preparando anche l'incontro del bambino con la famiglia affidataria e insieme alla famiglia d'origine, ma anche supportare le famiglie d'origine. In questo senso mi sembra importante richiamare la necessità di una puntuale verifica delle relazioni che ogni sei mesi i servizi dovrebbero fare al Tribunale per i minorenni, ma anche al giudice tutelare se si tratta di un affidamento consensuale, sull'andamento dell'affidamento familiare, riferendo come sta il bambino o quali interventi si sono fatti per il recupero delle famiglie d'origine e quali eventuali interventi sono stati fatti per supportare gli affidatari. Faccio questo particolare richiamo sulla necessità del supporto alle famiglie d'origine perché, come chi mi ha preceduto ha già precisato, le famiglie d'origine dei bambini affidati, soprattutto adesso che abbiamo oltre il 70% degli affidamenti disposti a seguito di un provvedimento del Tribunale, sono situazioni complesse, genitori con passati e presenti di tossicodipendenze, di malattia mentale, di detenzioni lunghe, di deprivazioni che rendono impossibile per la tutela del bambino la sua permanenza, pur continuando un rapporto del bambino con i suoi familiari, perché come è noto l'affidamento familiare non comporta un cambiamento dello status giuridico del bambino, che continua a vedere la sua famiglia in varie forme a seconda anche delle situazioni, con dei rientri, con degli incontri in luoghi protetti e quant'altro. Noi riteniamo che sia importante anche un riconoscimento del ruolo degli affidatari attraverso una corresponsione di un rimborso spese che gli affidatari sostengono per il mantenimento dei bambini. Per dirla in parole brevi, come giustamente dicevo, la famiglia d'origine, l'amore non si paga, ma tutto il resto sì. E secondo noi il rimborso spese agli affidatari rappresenta da una parte che non è ovviamente uno stipendio, perché qua andiamo da cifre che vanno dai 250 euro in su e non sempre sono corrisposte, rappresenta un riconoscimento direi del ruolo sociale comunque e solidale che gli affidatari svolgono in quanto volontari, e dall'altra parte consente a famiglie che non hanno magari grandi disponibilità economiche, ma sono idonee di accedere a a questo tipo di intervento. L'ultima precisazione, noi siamo impegnati anche affinché i tribunali, le autorità giudiziarie si rapportino creando anche dei protocolli di intesa con gli enti locali per favorire una maggiore comunicazione. E importante è certamente anche l'attuazione della legge 173 sulla tutela della continuità degli affetti, che riconosce anche un ruolo degli affidatari, nel senso che il tribunale deve obbligatoriamente ascoltarli prima di decidere sul futuro di questi bambini e ragazzi. È con loro che il bambino affidato vive e sono loro che possono portare degli elementi importanti ai tribunali per i minorenni. C'è poi un problema dei tempi che richiederebbe un ulteriore approfondimento, ma su cui mi fermo. Chiedo scusa perché abbiamo altri commissari che vorrebbero fare delle domande. L'onorevole Cantoni, poi l'onorevole Ascari, l'onorevole Giannone che in videoconferenza, l'onorevole Bellucci ho prenotato. Onorevole Cantone. Sì, io credo, ma ne parleremo fra noi in presidenza, su come organizzare i lavori, perché ognuno di noi che è in questa commissione sente l'esigenza di fare delle domande, di capire, perché è una commissione molto delicata. Io
ringrazio molto il dottor Martini, ma anche chi è intervenuto dopo. Mi scuso per i nomi che non me li sono segnati, ma sono state davvero interessanti e importanti. Allora, una prima cosa, la relazione del dottor Martini è una relazione importante che io gradirei avere. Io, come immagino, tutti i membri della Commissione, perché fra di noi credo che dobbiamo avere il tempo, lo dico Presidente, per capire un po' meglio, proprio perché è una commissione delicata, e essere messi tutti nelle condizioni di poter fare durante le audizioni delle domande non specifiche, di non ripeterci. Ogni gruppo magari ha un'esigenza di un certo tipo, altrimenti non facciamo un lavoro utile a tutta la Commissione, ma soprattutto agli auditi, che loro giustamente ci rispondono, ha fatto bene a rispondere alle domande importanti che lei Presidente ha fatto, e la ringraziamo di questo, però credo che io almeno sento questa esigenza, sono in questa Commissione. Perdoni, scusi, l'ho detto prima, era la relazione che ha fatto alla Commissione Giustizia della Camera. Sì, ma io non ce l'avevo la relazione della Commissione Giustizia della Camera. È sempre disponibile. È sempre disponibile sul. Ho capito, però, comunque, però Presidente, dobbiamo organizzarci meglio per essere tutte nelle condizioni di svolgere un ruolo importante in questa commissione così delicata e difficile, ma non è un problema, basta che ci organizziamo. Una cosa, ha fatto bene il dottor Martini, prima di entrare nel merito, di dire che c'è una campagna di sospetti per l'affidamento e per l'accoglienza. Io penso che non bisogna mai sparare nel mucchio, è un errore sempre quando questo succede, perché occorre sempre avere le informazioni chiare e precise prima di accusare, quindi lo capisco, ma d'altra parte è proprio la delicatezza del problema che ti porta a volte ad affrontare delle situazioni talmente pesanti che possono anche sbagliare a volte nelle situazioni, e questo non dovrebbe avvenire. Prima qua. La seconda cosa, l'ho detto prima, proprio perché è delicata, abbiamo bisogno di ragionare con conoscenze, possibilmente con competenza di merito, non dal punto di vista ideologico, perché altrimenti è troppo facile. Quindi io penso che alcuni sono andati via perché hanno anche altri impegni. Credo che per l'importanza di questa audizione, questa è la prima e questo tavolo è fondamentale per noi per conoscere. Io sono per ripeterla, magari a settembre, perché è troppo delicata e da qui, proprio per le cose che ho sentito anche nelle risposte, da qui decidere quale priorità, Presidente, magari poniamo, perché e anche leggerle bene e capire bene cosa fare. Detto ciò, a me solo una cosa, perché dico voglio ritornarci sopra con questa commissione, questa audizione, perché non penso che avremo il tempo per tutti, perché altrimenti cosa fanno? Rispondono a tutti e tre, insomma è un problema. Per esempio a me piacerebbe discutere e capire, non tanto vabbè, la giornata dell'affido, cosa interessante, bella, parliamone, no, non voglio dare una giudizio perché non lo so se può essere una cosa bella e giusta, ma voglio poi capire la finalità. Primo. Secondo, abbiamo parlato dei livelli essenziali di assistenza. Io voglio capire, quando parliamo di livelli essenziali, se parliamo solo di assistenza oppure cosa c'è dentro l'istruzione, anche quello è un livello essenziale. Mi piacerebbe discuterne, capire cosa pensa questo tavolo così importante del significato di livello essenziale. L'altra cosa è sui bambini piccoli, che mi interessa moltissimo, perché io penso che ci vorrebbero delle regole precise anche per i bambini piccoli, perché per evitare che finiscano in qualche ente che non è proprio adatto ai bambini piccoli. A volte finiscono nelle carceri. Quanti bambini finiscono nelle carceri perché le mamme sono lì? Vogliamo ragionare? Io avrei qualche idea, però ci vuole un po' di tempo. L'altra cosa, mi piacerebbe discutere del ruolo dei genitori. Questo è un punto fondamentale, perché quando due si separano, no? E non si mettono d'accordo chi affidare il bambino, allora il bambino viene affidato a una famiglia, magari la madre o il padre, se sono persone per bene, magari non tutte e due sono drogati, non tutte e due hanno delle pendenze penali, non tutte e due sono violenti. E spesso quando non si mettono d'accordo, ne parlavamo prima,
è chiaro che finiscono lì. Allora, io di questo vorrei ragionare con questo tavolo che per me è fondamentale, con questa commissione, e chiudo dicendo, chiedo se possibile magari a settembre avere ancora un incontro con loro, perché è interessantissimo le risposte che hanno dato lei, ma mi piacerebbe ragionare un po' più a fondo. Grazie. Io intanto chiedo la disponibilità ai rappresentanti del tavolo di darci delle risposte scritte, perché essendo un orario un po' lungo ci siamo un po' dilungati e quindi lascerei il giro di domande ai commissari e poi magari ci fate una risposta, ci potete mandare una risposta scritta. Allora, l'onorevole Bellucci. Mi scusi Presidente, soltanto sull'ordine dei lavori, quindi prima poi di Martini fare... ci manda la relazione. Un secondo, certo, ha chiesto certo. L'onorevole Bellucci la parola sull'ordine dei lavori. Senatrice Saponara, la prego. Onorevole Bellucci, un minuto. Guardi, anche meno, proprio perché anche noi abbiamo delle commissioni. Io chiedevo la possibilità di rinviare la seduta, perché non c'è neanche la possibilità di poter proporre delle domande con la serenità, il rispetto anche per le persone che stiamo udendo. Quindi mi taccio e chiedo semplicemente questo, di poter rinviare la seduta e di avere tempi più adeguati anche alle illustri relazioni che abbiamo audito fino adesso. Grazie. A me sembra poco rispettoso rinviare la seduta quando comunque siamo convocati almeno dalle 13 alle 14 come era stato concordato in ufficio di presidenza. Adesso io mi permetto di comunque, anche per rispetto agli auditi, soprattutto per i presenti, quelli che stanno seguendo la commissione, di finire il giro di domande. Onorevole Ascari. Grazie Presidente, ringrazio il Dottor Martini, ringrazio tutte le audite. L'importantissimo ruolo che svolgono le associazioni e il contributo che avete dato anche in Commissione Giustizia. Allora, per quanto riguarda le domande, io vorrei chiedervi questo. Il ruolo delle famiglie affidatarie, che è un ruolo di colonna portante, proprio di supporto nel caso ci sia una fragilità familiare. Io vorrei chiederle, queste famiglie affidatarie, come avviene la formazione? Chi è che ha detto, diciamo, chi le forma, le aiuta in questo percorso delicatissimo di accompagnamento di questi minori e con le famiglie di origine? C'è un elenco che le risulti delle famiglie affidatarie? Questa è la prima domanda. L'altra domanda che vorrei fare è, per quanto riguarda i tipi di affidamento di cui avete parlato prima, vorrei chiederle l'affidamento part-time, in base alle vostre conoscenze, in quante volte l'avete visto e con quali risultati e con quali affetti? E per quanto riguarda poi i rapporti con la famiglia di origine, in particolare magari anche con i fratelli e le sorelle, la situazione di continuità avete visto che sussiste? Potete parlare anche magari di questo aspetto. Altro tema fondamentale che voi avete toccato è l'affidamento dei bambini da 0-6 anni, un tema delicatissimo che riguarda anche purtroppo bambini spesso con disabilità. Ecco, questo è un problema serio perché spesso dei neonati vengono collocati in comunità educative in cui non è garantita quella che è la figura familiare. E allora vorrei che poteste, se potete, fare una disamina di quella che oggi l'orientamento, no? Famiglia affidataria, case famiglie, comunità di tipo familiare, comunità educative, elencando gentilmente le caratteristiche, le best practice e invece le criticità che andrebbero migliorate. Queste sono alcune domande che mi sento di fare. L'ultima, mi scusi Presidente, solo l'ultima domanda. L'affidamento di lunga durata, spesso degli affidamenti diventano in realtà sine die, purtroppo. Vi chiedo, in base alla vostra esperienza, voi avete parlato di un progetto che deve essere accompagnato all'affidamento. Vorrei capire, in base alla vostra esperienza, questi progetti, se ci sono, se sono illustrati, che monitoraggio c'è di questi progetti, ogni quanto tempo. Grazie. Grazie all'onorevole Ascari. C'è l'onorevole Giannone a distanza.
Sì, buongiorno, grazie mille Presidente. Io cercherò di essere veloce anche perché molti quesiti sono stati già posti, quindi evito di ripetermi. Grazie, dottor Martini. Velocemente, si parla di interesse che è superiore, no, per ogni bambino o bambina. Lei parlava nella sua, all'inizio, di quello che è appunto un allontanamento o un affido, anche se dobbiamo distinguere due termini, presso famiglie affidatarie o in altri casi presso strutture residenziali, ma concentrandosi sulle famiglie affidatarie, parlava comunque di anche lunga durata. Allora, nella lunga durata io vorrei fare più che una domanda, un ragionamento. Un bambino deve prima allontanarsi dalla sua situazione familiare, che può essere molte volte, come avete detto voi, problematica, critica, dannosa per lo stesso. Altre volte invece non lo è, perché anche se non vogliamo parlare nello specifico dei casi di allontanamento dall'ambito familiare per motivazioni giudiziarie che vanno, diciamo, sono un percorso purtroppo obbligato a causa di alcune separazioni non consensuali, comunque si ritrovano allo stesso tempo inseriti molte volte anche in strutture residenziali o famiglie affidatarie, più piccoli principalmente in famiglie affidatarie. Allora, questi bambini devono adattarsi a una situazione che era loro, tristemente adattarsi, con grande difficoltà, con grande sofferenza, con grande dolore, piangono, si deprimono e quant'altro. Poi si ritrovano ad affezionarsi alle persone, no, io ho prove concrete di questo, guardi, anche con video e registrazioni, ad affezionarsi dopo Non un sempre. periodo di tempo, no, ci mancherebbe, non generalizzo, io parlo, però ci sono anche questi casi e bisogna prendere in considerazione, anche fosse uno soltanto. Quando si affezionano poi agli altri genitori affidatari, iniziano ad avere delle amicizie anche con la famiglia di questi genitori, abitudini e quotidianità. E in quel caso poi rischiano nel tempo di dover essere appunto un giorno magari allontanati di nuovo per reinserirsi nella famiglia d'origine. O per esempio essere resi adottabili, avere un'adozione diversa. Cioè, in questo caso, è possibile che non siamo in grado di valutare nell'effettivo il dolore e le problematiche che i bambini possono avere anche nel loro sviluppo? Cioè, abbiamo dei dati, delle risultanze sino ad oggi, degli effetti che ci sono stati nella vita di persone oggi adulte, intendo, ma che sono cresciute in situazioni del genere, perché io mi ritrovo addirittura ad avere bambini anche in tenera età che si ritrovano a dover chiamare mamma e papà i genitori affidatari, mentre chiamano ancora mamma e papà i genitori originari, i genitori naturali, e che ad esempio, faccio un esempio proprio pratico che può sembrare una stupidaggine, ma per me è importante, festa della mamma, lavoretto. Per la mamma, la fotografia non è quella della sua mamma naturale che continua a vedere, bensì della mamma affidataria. Scusate, ma questo a me non sembra assolutamente tutelare l'interesse dei minorenni, bensì creare confusioni e gravi danni anche per lo sviluppo di questi bambini. Allora, io su questo vorrei ragionare. Se dobbiamo trovare soluzioni, bisogna pensare anche a queste situazioni, perché non è possibile che si facciano delle valutazioni o si prendano decisioni senza andare a valutare l'effettivo interesse, che è quello di sapere cosa fare per far vivere serenamente la vita ai bambini. Per il resto io accetto tutte le domande che sono state fatte fino adesso, quindi è inutile ripeterle. Grazie. Grazie, onorevole Giannone. Onorevole Bellucci intende fare le domande? Faccio un intervento sull'ordine dei lavori e poi mi permetto di fare una domanda. Sono le 14.03, quindi quando ho sottoposto la questione del rispetto per gli auditi, è che l'organizzazione del tempo deve essere fatta in una maniera tale di poter permettere a tutti i commissari di fare delle domande e poi di avere anche la possibilità, se ci sarà il tempo, di avere le risposte. Siccome i tempi che lei benissimo ha detto, Presidente, prevedevano uno spazio dalle 13 alle 14, essendo superate le 14, questi tempi non si rivelano congrui.
Io avevo fatto una proposta nell'ufficio di presidenza, ci si può o vedere con un lasso di tempo un po' più ampio e quindi pensare una convocazione prima, o anche addirittura all'inizio della mattinata, oppure nei giorni, e lo rinnovo perché sennò continueremo con la stessa difficoltà, a non riuscire ad avere la serenità dovuta per cercare di arrivare a questioni che sono così delicate. Detto questo, quindi chiudo l'ordine dei lavori, sancendo il fatto che abbiamo superato le ore 14, la mia domanda... La mia domanda è legata a questo, volevo sapere, sarò estremamente sintetica, che ne pensano gli auditi dell'adozione mite, nella misura in cui c'è stato comunque un intervento importante durante la relazione da parte del dottor Marini, che faceva riferimento all'affidamento temporaneo e all'allungamento della durata dell'affidamento, così che da poter mantenere il legame con la famiglia d'origine e quindi la famiglia naturale. Sappiamo tutti benissimo quanto in ogni decisione debba essere prima di tutto riconosciuto il supremo interesse del bambino. Allora mi chiedo se ci sono soluzioni per le quali il supremo interesse del bambino possa essere anche compatibile con dei tempi di certezza in cui vi sia una base certa e sicura per quel bambino. E allora mi chiedo e chiedo agli auditi se secondo loro l'adozione mite può essere uno strumento che dà sicurezza nel legame di attaccamento e anche nella possibilità poi di prendere delle decisioni, assumendosi ovviamente la responsabilità chi esercita la responsabilità genitoriale, se hanno avuto esperienze di questo tipo e se ritengono che possa essere una soluzione percorribile secondo quello che hanno detto, da affiancare comunque ad un allungamento dei tempi dell'affido, che però sembrerebbero essere sine die, perché non è data comunque una certezza rispetto alla tempistica. Grazie. Onorevole Fiorini. Sì, grazie Presidente. Intanto volevo ringraziare gli auditi e i commissari anche che sono qui presenti con noi, e lei Presidente per aver fatto una domanda molto importante che vorrei soprattutto e chiedo di approfondire, cioè il rapporto che avviene tra le associazioni e i tribunali dei minorili, quindi il rapporto tribunale minorili, CTU e associazioni. Partiamo dal presupposto che questa commissione è stata istituita proprio perché vogliamo mettere al centro soprattutto il bene del bambino. Dobbiamo e siamo qua per tutelare soprattutto il bene dei bambini. Quindi ci sta che si possa avere anche il tempo per approfondire maggiormente, di fare più domande, perché sono tanti i punti e le domande e le risposte che dobbiamo attendere soprattutto da voi, tra i quali anche se esiste una banca dati, come viene fatto il monitoraggio, con quale tempistica, anche come vengono scelte le famiglie affidatarie. Cosa intendeva anche una delle dottoresse, ha parlato e ha citato più di 3 volte, i genitori si devono mettere a posto. Che cosa intende con questa affermazione? Perché lì si possono nascondere anche dei preconcetti o delle ideologie che dobbiamo togliere. Partiamo dal presupposto che tutti i commissari qui seduti in questa commissione non sono mossi da nessuna ideologia, ma soltanto dalla volontà di tutelare, di rimettere al centro il bene del bambino e il bene delle famiglie. Quindi bambino e famiglie, genitori, devono essere ascoltati e devono essere tutelati. Non può essere soltanto anche un bambino che si attacca, ma se questo bambino si attacca ed esprime dei sentimenti o comunque vede anche delle ripercussioni a livello psicologico, le associazioni e chi di dovere si deve porre delle domande e deve cercare di prevenire e tutelare sempre quello che è anche l'educazione e l'evoluzione, anche la crescita affettiva, psicologica di un bimbo. Sono tantissime, Presidente, le domande vorrei proprio fare, ma so che ci sarà l'opportunità anche nelle prossime sedi, nelle prossime audizioni. E, ripeto, so che avremo modo di fare un grande lavoro con lei e con tutti quanti i commissari. Grazie. Io ringrazio l'onorevole Fiorini. Se nessun'altra domanda, ringraziamo anche i rappresentanti del Tavolo Nazionale dell'Affido, cui facevo una proposta intanto a voi
ai rappresentanti, agli auditi e ai commissari. Se, vista le domande, visto che avete capito la nostra prima audizione, quindi abbiamo un po' forse operato male con i tempi, mi assumo le mie responsabilità. Se fosse possibile per voi fare proseguire questa audizione, magari dandoci le risposte, sempre mantenendo la modalità di videoconferenza, la prossima settimana, in una data che adesso decideremo l'ufficio di presidenza. Le rispondo io. La prossima settimana è... Dunque, quando ho parlato con la persona che mi ha cercato per organizzare l'incontro di oggi, che era evidente che era un po' un primo incontro, e quindi io ho chiesto: ma cosa vi aspettate da noi? Cosa ci chiedete? Cosa possiamo esservi di aiuto? Credo che l'incontro di quest'oggi abbia definito alcune questioni che a voi stanno a cuore, che noi dobbiamo anche provare a rispondere in modo più dettagliato. È indubbio che le domande di alcuni onorevoli che abbiamo già incontrato con la Commissione Giustizia e che sentiamo davvero interessate ad approfondire, a conoscere, e che ci hanno posto oggi delle domande, necessitano di avere una risposta nostra più articolata, più precisa. Quindi io sono più favorevole, però sento anche gli altri, a che ci diate un pochino di tempo per provare a rispondere eventualmente anche per iscritto alle domande che ci avete posto. Quella sulla dozione mite, mi permetto, una domanda interessantissima, ma non la possiamo sbrigare in 3 minuti. La dozione mite è una domanda complessa, che c'è tutto il discorso delle interruzioni, non interruzioni dei rapporti, cosa si intende. Ci vuole una risposta, un dialogo più articolato. Io non credo che settimana prossima abbiate altro tempo, perché mi sembrava che questa era l'unica giornata in cui non voglio promettere, dire cosa dovete fare voi, però preferirei un lavoro più articolato in cui noi vi rispondiamo alcune cose, o eventualmente, meglio ancora, se voi le domande che avete posto oggi ce le fate pervenire, magari anche in modo più dettagliato, più scritto, in modo che cominciamo a rispondere. Poi, favorevolissimi eventualmente ad un prossimo incontro, però ecco, che forse potrebbe essere meglio settembre, ottobre, in base ai vostri orari e tempi. Credo che settimana prossima sia fatica a rispondere, a lavorarci, anche perché molti hanno degli impegni già definiti. Ecco, questa è la mia proposta. Ecco. Mi permetto di dire che sono d'accordo con Walter, non abbiamo avuto modo ovviamente di confrontarci come membri del tavolo oggi, sia per la complessità e credo proprio anche lo spessore delle questioni poste, che richiedono un approfondimento importante, alcune delle quali peraltro intercettano anche responsabilità e ruoli che stanno anche al di fuori del tavolo nazionale affido, che ovviamente non è esaustivo di tutto quanto riguardano i compiti della Commissione. Quindi credo che il provare appunto a rispondere anche per scritto, quindi c'è anche una documentazione da parte nostra per quelle questioni che riguardano direttamente il tavolo nazionale affido, e provando anche a indicare nel caso eventuali altre organizzazioni nazionali che possono essere complementari rispetto proprio all'approfondimento del tema. Penso per esempio al Coordinamento Nazionale dei Servizi Affidi, che esprime la responsabilità pubblica in materia. Responsabilità pubblica che non sta nel tavolo sta l'esperienza, stanno le reti, stanno le famiglie, stanno però una serie di questioni che sono state poste dal nostro punto di vista meriterebbero anche un approfondimento e una conoscenza della Commissione anche di altri soggetti, anche di altri coordinamenti nazionali, quindi disponibilissimi, io credo, ad altri incontri, con una disponibilità a rispondere o ad approfondire. Ecco, credo, preferisco pensarlo a un dialogo piuttosto che a un domanda rispondi, a un dialogo di co-costruzione, proprio nel superiore interesse dei bambini e delle famiglie, tutte le famiglie affidatarie e le famiglie d'origine, con la modalità che indicava Walter. Grazie. Perfetto, ringraziamo allora il Tavolo Nazionale degli Affido, e però c'è un ultimo intervento dell'onorevole Cantone.
voglio rompere le scatole, volevo solo cercare di dare qualche contributo per chiudere bene questa, almeno secondo me, insomma, questa riunione che è molto importante. Abbiamo tutti gli impegni sia alla Camera che al Senato. Io sono molto d'accordo col dottor Martino, d'altra parte il Presidente l'aveva pure già indicato. Allora, siccome tutti abbiamo voglia, è la prima audizione, Presidente, abbiamo tutti voglia di fare delle domande. Allora, non rinunciamo a un altro incontro con il dottor Martini e i suoi gli interventi, insomma, che ci sono stati molto interessanti. Programmiamolo più avanti, perché ha ragione Martini, la settimana prossima siamo punto capo. Allora io chiedo che venga aggiornata magari una nuova riunione alla ripresa di settembre, ma nel frattempo avere noi tutta la documentazione, anche quella dell'audizione alla Commissione Giustizia, perché non l'ha avuta, tanto voi non vi costa niente mandarcelo, inviare la relazione di Martini, gli interventi di risposte dai nostri auditi, di modo che i vari commissari possano avere il tempo, secondo me, di mandare delle domande, ovviamente a lei, Presidente, che li invierà agli auditi, che poi ci daranno le risposte, di modo che alla prossima riunione siamo tutti un po' più sereni, un po' più tranquilli, un po' più preparati. Anche io questo chiedo, grazie. Perfetto, d'accordo in pieno. A posto, benissimo, ringrazio tutti e dichiaro chiusa la commissione.